mai, che non finiva mai, con tutte quelle stelle, coi suoi angeli e i suoi guai. L'airone andava su, l'airone andava su, prima un puntino bianco e poi un puntino blu. In neppure 20 anni segnò un'epoca per uno sport che il trionfante motorismo stava ormai umiliando ai margini. È vero che inventò di suo espresso genio il ciclismo moderno, ma è ancor più vero che seppe soffrire, come gli stessi profili arcigni della sua terra suggerivano a prima vista. Affrontò i terribili sacrifici dell'agonismo con la stoica determinazione che era stata dei suoi antenati contadini. Da avventuroso carosello plebeo, il ciclismo su strada assurse per suo merito a nobiltà atletica di prim'ordine. Fu il primo a protrarre i limiti dello sforzo atletico oltre le sempiterne colonne d'Ercole della ignoranza tecnica e fisiologica. Vinse nello stesso anno il Giro e il Tour. Iscrisse il proprio nome nel libro d'oro di tutte le classiche. Ebbe un destino tragico, di cui si leggeva il presagio sul suo viso travagliato, nei suoi occhi intenti e vivi, ma tristi. Chi ha avuto l'avventura di conoscerlo, oggi lo rimpiange e ne venera la memoria. Chi non lo ha conosciuto, lo ammiri, come si è meritato nella sua breve, intensa vita di campionissimo. La voce era quella di Tito Stagno, il collega Rai che ci raccontò il primo uomo sulla Luna nel 1969. Tito Stagno lesse un testo di Gianni Brera. Gianni Brera, uno dei più celebri giornalisti che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso del Novecento. Ebbene, Gianni Brera era nato l'8 settembre 1919. Una settimana dopo sarebbe nato a Castellania, vicino ad Alessandria, Fausto Coppi, il campionissimo. Ci troviamo nello studio TV2 della Rai di Milano. Milano è stata una città simbolo per Coppi, qui vinse il suo primo Giro d'Italia, si impose 5 volte al Giro di Lombardia e qui a Milano al Vigorelli realizzò nel 1942 il record dell'ora. Avremo da farvi vedere delle immagini assolutamente straordinarie, il Giro 1940, Bartali e Coppi a colori sulle Dolomiti, qualcosa di incredibile. E poi ripercorreremo tutta questa carriera formidabile di Fausto. Lo faremo con ospiti importanti, graditi, che sono venuti a trovarci. In primis i figli di Fausto Coppi, Marina e Faustino. Marina, comincio con una domanda che le avranno fatto tante volte. Ma cos'è significato per lei vivere essendo la figlia di Fausto Coppi e di Bruna Ciampolini? Ma devo dire che ho vissuto questa cosa con orgoglio, perché non c'è occasione in cui non si parli di mio papà e devo anche essere sincera e dire che non ne ho mai sentito parlare male da nessuno, insomma, una persona che è stata apprezzata oltre che per le sue qualità di sportivo, anche per il lato umano, e, insomma, era una persona che piaceva molto a tutti e questo, insomma, mi riempie d'orgoglio. Faustino Coppi, lei è nato nel 1955, è nato lontano dall'Italia per delle vicende che andremo ad affrontare più avanti. Lei ha conosciuto suo papà da piccolissimo? Da bambino, sì. Avevo 4 anni e mezzo quando è mancato. E anch'io sono cresciuto, anche se lui non c'era più, nella sua ombra, o forse meglio nella sua luce. È sempre stato piacevole, sono sempre stati dei ricordi di persone che lo conoscevano, e mai nessuno davvero che ha detto una cosa sgradevole su di lui.
E vorrei coinvolgere subito uno stimatissimo collega, Giancarlo Governi, scrittore, sceneggiatore, autore televisivo e non solo, che già negli anni Ottanta si occupò di Fausto Coppi facendo dei bellissimi documentari. Giancarlo, io vorrei che tu introducessi a quel meraviglioso filmato di cui abbiamo detto in apertura del 40, come è stata l'infanzia di Fausto Coppi. Era l'infanzia di quello che era destinato, di un ragazzo che era destinato a fare il contadino, come suo padre, come suo nonno, come tutti i suoi avi, perché siamo in un paese che si chiama Castellania, è un paese di agricoltori, agricoltori benestanti perché coltivano la propria terra, non coltivano la terra di altri, e ci sono tre fratelli, Livio, il più grande, poi c'è Fausto, il mezzano, e poi viene Serse. Tutte e tre amano la bicicletta, ma poi quello che amerà di più la bicicletta e poi farà quello che farà è Fausto. E anche lui è destinato ad andare ad aiutare il babbo a zappare. Un giorno lui non vuole zappare più, butta la zappa e dice: papà, io non zappo più. Ci sono tanti mestieri, perché devo fare lo zappatore? Fammi fare altri mestieri. Il papà capisce e alla fine gli trovano un lavoro presso a Novi Ligure, presso un salumaio che si chiama Merlano, che gli fa fare le consegne e quindi gli dà la possibilità di usare la bicicletta. Poi in questo conosce altri corridori e alla fine viene notato dal grande Cavanna, il cieco che vede con le mani, che lo farà diventare Fausto Coppi. Ecco, qui vediamo delle foto di Fausto giovanissimo. Tu hai citato, Giancarlo, i due fratelli di Fausto, Livio e Serse. C'erano anche due sorelle, sì. Dina, che purtroppo sarebbe morta precocemente per malattia, e Maria. Fausto si capisce subito che ha una marcia in più, perché le prime corse cui partecipa già riesce a staccare gli avversari. Sì, sì, certo. E siamo nel 37-38. Certo, ma lui soprattutto quando già con la bicicletta che gli ha regalato Livio, la bicicletta di suo padre, che è poi una bicicletta da passeggio, non una bicicletta da corsa, quando lui si butta sulla strada statale ed incontra dei ragazzi che si allenano, che invece hanno le biciclette vere, lui li stacca e quindi si capisce che è un grande talento, e alla fine poi sarà questo talento a tirarglielo fuori proprio questo Cavanna. Grazie Governi, io vorrei presentare il nostro pubblico appassionatissimo e competente. In prima fila abbiamo Beppe Conti, nostro storico, buonasera. Il dottor Porreca da Napoli, che ci racconterà del Coppi che ritornò dalla guerra proprio a Napoli e da lì ripartì per il nord. Abbiamo il presidente del Museo del Ghisallo, il dottor Molteni, che ci ha portato una cosa straordinaria dal punto di vista storico, la bici di Coppi del record dell'ora. Il più grande collezionista dei cimeli di Coppi, Trevisan, dal Veneto. Buonasera, Claudio Gregori. Buonasera. Buonasera Claudio. E poi Luciana Rota. Abbiamo Roberto Rossetto, vice direttore delle Teche Rai, che ci racconterà come si può trasformare in qualcosa di eccezionale un documento filmato. Paolo Viberti, che ha curato per Rai Teche Coppi 100. A proposito, se andate su Rai Play e sul sito di Rai Teche troverete tutte pillole della storia di Coppi selezionatissime, e questo lavoro l'ha fatto Paolo Viberti. Marco Pastonesi, buonasera. Buonasera. Lei, tu sei stato il principe che ha raccontato i gregari, ma Coppi non è mai stato gregario. Coppi è nato gregario e poi è diventato immediatamente capitano, però i gregari di Coppi erano particolari, erano speciali, davano la vita per lui, e attraverso i gregari si può tracciare un altro Coppi, un Coppi inedito. Vicino a Pastonesi, Gian Pieretti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io la ringrazio perché lei nella scorsa primavera ci ha fatto la sigla, sì. Il grande Airone che abbiamo usato al Giro d'Italia, che questa sera ci accompagnerà e ce la suonerà. Grazie. Live qui. Grazie. Dallo studio TV2. Grazie. Qui apriamo
una pagina della quale andiamo orgogliosi. Io credo che sia stato anche un segno del destino che proprio nel 2019 si ritrovasse una cosa di questa portata storica. Sono due pellicole 16 mm, una e una 2. Anonime, come vedete, avevano un guscio, avevano la bobina metallica. Ebbene, queste due pellicole sono state ritrovate a un mercatino dell'usato che tutte le settimane, il sabato, si tiene a Cormano, vicino Milano. Il signore che ha ritrovato queste pellicole è un appassionato di vecchie cineprese, è un signore che ha lavorato al quotidiano Il Giorno fino a qualche anno fa, adesso è un nonno felice e va in giro per mercatini a cercare cose per la sua passione. Ebbene, un giorno a Cormano ha trovato queste due pizze, come vengono chiamate in gergo. Ascoltiamo il racconto di Nazareno Pampado. Finalmente, dopo varie incursioni, trovo un vecchietto che me ne propone due, una di zinco e l'altra di cartone. Però sono piene di pellicola e quindi non è che mi interessasse la pellicola, mi interessava esclusivamente la bobina. Però tira molla, 20 euro prendo sia la bobina di cartone da 16 mm che quella di zinco da 16 mm. Le butto nel box e poi non ci penso più per un pezzo, fino a che decido di svuotare la pellicola e recuperare le bobine. Però voglio anche vedere che cosa contiene quella pellicola. E così, con mia grande sorpresa, quando controllo le giunte e poi faccio la proiezione, mi trovo davanti a questa strana pellicola, un po' a colori addirittura e un po' in bianco e nero, che riproduce questo Giro d'Italia. Mi pare di riconoscere Coppi, mi pare di riconoscere Bartali, non ne so nulla di ciclismo, fino a che metto un breve filmatino su YouTube e il giorno dopo ricevo la tua telefonata minacciosa con offerta di recupero della pellicola. Ciao ciao! È andata proprio così in questi mesi. Peraltro, nell'anno del centenario di Coppi abbiamo pensato con gli amici, i colleghi di Rai Tech, che insomma teniamole preservate queste pellicole sino al giorno giusto dell'anniversario. Abbiamo qui Roberto Rossetto, che è il vice direttore di Rai Tech, che è responsabile del Buonasera. Centro Teche di Torino, che è una delle macchine pulsanti della storia della Rai, di quello che c'è stato e che voi continuate a far vivere, e sempre meglio con questi restauri che fate. Sì, Rai Tech ha il compito di preservare tutto il patrimonio della Rai, che sono oltre 3 milioni di supporti, li stiamo portando tutti in digitale. I supporti in pellicola come questo li portiamo addirittura in formato HD, quindi sono assolutamente visibili anche per le moderne tecnologie. Quindi è una storia che viene tramandata e viene portata avanti. In questo caso, queste due pellicole, io andai il giorno successivo. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori. Cioè, io chiamo subito Roberto Rossetto e gli dico: guarda che questo signore ha una cosa, è come se avesse trovato il sacro Graal del ciclismo e non sa cos'ha in mano. Chiamalo, dovrebbe cederle, fra l'altro non possiamo dire la cifra, ma veramente una somma modesta, sì. Ma perché crediamo che sia giusto considerarlo un patrimonio dell'umanità, non debba avere un proprietario questo filmato. Assolutamente. E quindi assolutamente. Ha incontrato Pampado qui a Milano. Il giorno successivo, no? Qui a Milano vengo, prendo le pellicole, il giorno ancora successivo digitalizzo e mi trovo un tesoro, veramente. Cioè, le immagini a colori erano tenute sostanzialmente bene. Il restauro è stato fatto e adesso sono magnifiche, veramente magnifiche. Sono due pellicole, in tutto sono 40 minuti.
La ricostruzione è stata fatta dalla Agfa, cioè tutta la parte di girato è della Agfa, che allora era sponsor del giro, sponsor tecnico, e filmava, andava in giro insieme alla carovana e filmava tutto il Giro d'Italia. Ci sono immagini veramente stupende e quindi ora sono di tutti. E quindi è il momento di farle vedere. Signori, in anteprima mondiale, il Giro d'Italia 1940, queste che vi faremo vedere sono le prime tappe sino a Firenze. Ripetiamo, era un Giro d'Italia particolare, si stava per entrare in guerra, la Germania aveva già scatenato quella che sarebbe poi diventata la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, da Milano partì il Giro 1940 e Coppi e Bartali erano compagni di squadra. Vediamo questa prima parte del Giro 40. 16 maggio 1940, via Galilei, Milano, sede della Gazzetta dello Sport. Operazioni di punzonatura per Giovanni Valetti, il vincitore delle ultime due edizioni del Giro d'Italia. Valetti ha 27 anni, è un torinese, nel 39 ha battuto Gino Bartali. Il Giro 40 presenta 20 tappe, misura 3.500 km, non ci sono cronometro. Il punto più a sud è a Napoli, c'è una tappa in Istria, ad Abbazia, e il gran finale sulle Dolomiti. Gino Bartali è l'uomo che raccoglie unanimi consensi sul fatto di essere il principale favorito. In primavera ha già vinto la Sanremo e il Giro di Toscana. Gino ha voluto in squadra un giovanissimo piemontese, Fausto Coppi, che l'anno prima da indipendente si era messo in luce al Giro del Piemonte. Ecco la Legnano al via, da sinistra Favalli, Coppi, Ronconi, Bartali, Ricci, secondo Magni, seduto Luciano Succi. 17 maggio, giorno della partenza, ritrovo al velodromo Vigorelli, pioggia battente. Cino Cinelli e Olimpio Bizzi. Dal Vigorelli ci si sposta a Piazzale Velasquez, da dove verrà dato il via ufficiale. Lo starter è Rino Parenti, presidente del CONI. 91 concorrenti, 6 le squadre ufficiali, 10 i gruppi. C'è anche la carovana pubblicitaria, che distribuisce omaggi al pubblico lungo la strada. Percorso di 180 km da Milano a Torino. Unica asperità di rilievo, la Rezza, posta a 17 km dalla conclusione. Comincia male il giro per Bartali, che a Novara rompe il cambio. È costretto a fermarsi e la Bianchi scatena l'offensiva. All'epoca il fair play non esisteva. La fuga buona vede protagonisti Zuccotti della Gerbi e Bizzi della Bianchi. Olimpio Bizzi resterà solo sulla salita di Moriondo e si presenta al motovelodromo di Torino conquistando successo di tappa e maglia rosa. Bizzi è un 24enne livornese, già campione d'Italia nel 38 e ottimo gregario di Valetti alla Freius. Bartali è secondo a 2 minuti, terzo è Bailo, Mollo arriva a 4 minuti, Cinelli a 7. Seconda tappa da Torino a Genova, 230 km. Come salite la Scoffera e il Colle Caprile. Ecco Pavesi col Basco, direttore sportivo della Legnano, Favalli con un militare. Ed ecco le prime incredibili immagini a colori, una sperimentazione della ditta tedesca Agfa. Sono in 90 la partenza da Torino. Un corridore si è ritirato nel corso della prima tappa, è Alessandro Lucchetti del gruppo Il Littoriale. Lungo la strada si incontrano centinaia di soldati. L'Italia non è ancora entrata in guerra, ma la Germania sì, e gli ordini sono quelli di tenere presidiati i cosiddetti luoghi sensibili, come ponti, ferrovie e gli accessi alle grandi città. Rifornimento a Novi Ligure, la terra di Fausto Coppi. In questa foto ecco Fausto che raccoglie il sacchetto sotto gli occhi emozionati del fratello Serse.
Sulla scoffera in discesa, colpo di scena. Per colpa di un cane sbucato all'improvviso, cade Bartali. Si fa male a un femore. Poco dopo a terra anche Valetti. In 12 si presentano sulla pista della Nafta a Genova. Coppi entra per primo per tirare la volata a Favalli. Il gioco di squadra riesce perfettamente. Primo è Pierino Favalli, secondo Coppi, terzo Bailo. La felicità di Pierino Favalli, cremonese di Zanengo. Accanto a lui Fausto Coppi. C'è anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Adriano Rodoni, con cappotto scuro. A 5 minuti dal vincitore arriva il capitano della Legnano, Gino Bartali, con lui Vicini e Bizzi, la ex maglia rosa. Ancora peggio va a Valetti, che perderà in questa tappa quasi 9 minuti. Bartali, dolorante e sconsolato, riesce a trovare comunque parole buone per i suoi compagni. Grazie alla somma dei piazzamenti va in maglia rosa il 28enne Osvaldo Bailo, piemontese di Serravalle Scrivia, nipote di Girardengo. Le immagini tornano a colori sul lungomare di Genova. Notte difficile per Bartali, convocato d'urgenza il fisioterapista Olivieri. I medici consigliano a Gino di ritirarsi, ha una sublussazione alla testa del femore che richiederebbe riposo assoluto, ma il capitano della Legnano non molla. Abbiamo visto Cino Cinelli della Bianchi e con la maglia bianca Fulvio Montini della società sportiva Parioli. Questi sono gli atleti della gloria, detti i Garibaldini, Introzzi, Cecchi. Arriva Generati che dice loro: alzatevi, sta per partire la tappa. Ed ecco quattro atleti della Viscontea, Milizia Volontaria Nazionale, Vignoli, Bucco, Scappini e Balli. E questo è il vincitore di ieri, Pierino Favalli. . 19 maggio, terza tappa da Genova a Pisa. Asperità da affrontare, il passo del Bracco e la foce vicino La Spezia. Superata l'Erici sarà tutta pianura sino a Pisa, passando per la Versilia. Bartali e Valetti si presentano al via Malconci, il piemontese fasciato, incerottato, dolorante ad un fianco. La media è subito alta e già sulla ruta perdono contatto diversi concorrenti. Qui vediamo Nello Taddei del gruppo Il Littoriale. Anche Valetti è segnalato in forte ritardo. Bartali col numero 8, lo vediamo di spalle, arranca ma resiste. Accanto a lui Pozzato della Modenese e Martano della Olimpia. A Pisa, sulla pista in terra battuta, è volata e Marabelli batte di mezza ruota Vicini. Terzo è Couture. Ecco lo sprint, primo Marabelli, secondo Vicini. Mario Vicini non si capacita di aver perduto da tale Diego Marabelli di Pavia, del gruppo Battisti Aquilano. Bartali ha lottato generosamente e qui lo vediamo con la maglia rosa Bailo e col compagno Mazzarello. La quarta tappa va in scena il 20 maggio, 154 km da Pisa a Grosseto, con partenza dallo stabilimento Saint-Gobain. In gara sono rimasti 85 concorrenti. Per Giovanni Valetti ritardo pesantissimo, oltre 25 minuti. Ieri Coppi è caduto picchiando un gomito, è andata peggio a un giovane veneziano che dopo la guerra sarebbe diventato un campione, Tony Bevilacqua. Al suo esordio al Giro è finito in ospedale per una scivolata in discesa.
tappa breve ma veloce sui saliscendi della strada panoramica livornese, il gruppo comincia a spezzarsi. Una ventina di corridori prende il largo, tra questi c'è Coppi, mentre Bartali resta nelle retrovie. Indietro ci sono anche Vicini, Bailo e Bizzi. Questi sono Didier e Saponetti della Olimpia, in fase di recupero. Agganciano Vegetti, Generati e Succi con il numero 14 della Legnano. Sulle strade della Maremma il divario si dilata, davanti sono in 28, tutti gli altri staccatissimi. Arrivo a Grosseto sul viale Sonnino, primo è Adolfo Leoni, secondo Servadei, terzo Rimoldi. Coppi stava tirando la volata a Favalli ma ha sbagliato la curva ed è finito a terra. Un minuto perso per Fausto. Adolfo Leoni, talento di Gualdo Tadino, velocista formidabile, bello come un attore. E qui Favalli che si consola con il primo posto in classifica generale, secondo è Fausto Coppi. Ecco la volata dei ritardatari, pesante il loro distacco, oltre 10 minuti. In questo gruppo ci sono pezzi grossi come Bartali, Vicini, Bailo e Cotturno. Grosseto-Roma, 264 km, tappa lunga ma senza grosse difficoltà. La telecamera attende gli atleti al rifornimento di Civitavecchia. Media lenta sui 33 orari. Ad Acilia evade Sant'Ambrogio, cui si accodano Couture e Leoni. Al motovelodromo Appio, stracolmo di gente, concede il bis Adolfo Leoni su Serafino Sant'Ambrogio e Giordano Couture. A 50 secondi arriva Bizzi su Godio, De Benedetti e Francesco Albani. Classifica generale immutata con Favalli maglia rosa su Coppi e Mollo. Adolfo Leoni, lo vediamo, è stato campione del mondo dei dilettanti a Copenaghen. Davvero un talento cristallino. A Roma giorno di riposo, si riparte il 23 maggio e questa è la volata di Napoli sulla celebre pista dell'Arenaccia. Primo Servadei, forlivese di 27 anni, secondo Toccacelli, terzo Bizzi. Maglia rosa rimane Pierino Favalli e Bartali è sempre a un quarto d'ora in classifica generale. Napoli-Fiuggi, 24 maggio, 178 km. Da qualche ora Mussolini ha dato un annuncio per certi versi drammatico. Tutti i cittadini dai 14 ai 70 anni devono prepararsi a collaborare con le forze armate. L'entrata in guerra anche per l'Italia è imminente. Il gruppo comincia a sfilacciarsi sulla salita verso Frosinone. E in località Guarcino attaccano in tre Valetti, Generati e Piotto. Queste sono immagini tipiche della terra ciociara che sarebbero sicuramente piaciute a Vittorio De Sica, regista dell'omonimo film uscito nel 60 con Sofia Loren, che si intitolava appunto La ciociara. L'arrivo a Fiuggi. Piotto perde contatto, si giocano lo sprint Generati e Valetti. Vince con autorevolezza il modenese Walter Generati su Giovanni Valetti. A 25 secondi, eccoli in prossimità del traguardo, giungono Marabelli e De Stefanis. Quindi il gruppo con Crippa, Toccacelli, Di Santi e Mara. Al traguardo, naturalmente, si beve l'acqua di Fiuggi.
Tappa numero 8 da Fiuggifonte a Terni, 183 km di continui saliscendi. La prima azione degna di nota vede protagonisti tre uomini: Settimio Scappini dell'Unione Sportiva Azzini, Quirino Toccacieli del dopolavoro Mater e Edgar Scappini della Viscontea. I due Scappini non sono parenti, solamente omonimi. Vengono raggiunti prima di Tivoli. Arriva la notizia della foratura di Favalli. La maglia rosa vivrà una giornata molto difficile. Sulla salita di Tivoli esce dal gruppo Mario De Benedetti del dopolavoro Bemberg, un piemontese di Carbonara Scrivia. Le cascate di Tivoli. E queste sono le sbarre chiuse alla stazione di Palombara Marcellina, ma si passa ugualmente. Ogni fontana è buona per far rifornimento. Fausto Coppi, ripartendo da una di queste soste, viene investito da un camioncino. Bici distrutta, per lui qualche botta, e servendosi della bicicletta di Ricci è costretto ad inseguire. Questi, con la maglia fucsia, è Benente, un torinese, all'attacco sulla salita della Capannaccia. Al traguardo volante di Rieti sfreccia Bizzi, ed è lo stesso toscano Olimpio Bizzi, sulla pista di Terni, a battere lo svizzero Diggelmann e Crippa. Quarto è Bartali. Il Morino di Livorno, per le foto ricordo. Coppi causa l'incidente alla fontana, perde 3 minuti, addirittura 7 minuti di ritardo per Favalli. Bizzi è chiamato Morino per la sua carnagione olivastra. La maglia rosa passa sulle spalle di Enrico Mollo, uno scalatore torinese di 26 anni, già sul podio al Giro 3 anni prima. Siamo alla Terni-Arezzo, 183 km. Coppi è scivolato al quarto posto in classifica generale, a 3 minuti da Mollo. Bartali è quindicesimo a 14 minuti. Da Terni si passerà per Perugia e di lì, costeggiando il Trasimeno, si arriverà in Toscana ad Arezzo. Questa è la polverosa salita verso Perugia. 300 lire di premio a chi passerà per primo nel capoluogo dell'Umbria, e se lo guadagna Michele Benente, il piemontese. Sente aria di casa Adolfo Leoni, essendo di Gualdo Tadino, ma il suo tentativo non andrà in porto. Con una magnifica stoccata nel finale ad Arezzo vince un outsider, Primo Volpi, che precede Bizzi, Servadei, Moro e Gino Bartali. Volpi ha 24 anni e ha deciso di correre in bicicletta per sfuggire al lavoro nei campi. È il primo di 9 tra fratelli e sorelle. Una sorella è qui, al campo sportivo di Arezzo, e c'è anche suo padre Luigi, assolutamente incredulo per quello che ha fatto suo figlio. Primo Volpi al Giro d'Onore, mentre Mollo mantiene la maglia rosa. Tappa numero 10, 27 maggio, da Arezzo a Firenze, soli 91 km. Questo è il passaggio a Borgo alla Collina, paese che porta al passo della Consuma. I tre sono Bisio, Sant'Ambrogio e Francesco Dolcini col numero 63. In casa Legnano c'è sconcerto. Pierino Favalli è fuggito di notte dall'albergo e dal Giro. Di lui nessuna notizia. Pavesi
è infuriato e lo farà squalificare dall'Unione Ciclistica Internazionale. La strada si fa dura sulla Consuma e si rimescolano le carte. Sulla Consuma transita Primo Volpi, ormai un big in salita, davanti a Fausto Coppi. Il gruppo è esploso. Vediamo Bizzi che recupera su Spadolini, poi Renzo Silvestri con il numero 94 che chiude un altro plotoncino, segnalato in difficoltà Didier. Ecco i cinque che si giocheranno il successo a Firenze: Coppi, Vicini, Bartali, Bizzi e Volpi. L'arrivo è allo stadio Berta, oggi si chiama Artemio Franchi, ma all'epoca era lo stadio Berta, gremito di gente. Olimpio Bizzi vince agevolmente su Bartali, Coppi, Volpi e Vicini. Mollo perde 25 secondi e mantiene la leadership in classifica generale. E questo era il Giro 1940, le prime tappe sino a Firenze. A Firenze ci sarebbe stato il giorno di riposo il 28 maggio e il 29 sarebbe andata in scena la celeberrima Firenze-Modena. Io vorrei andare da un palato fine del ciclismo, Claudio Gregori, le tue prime sensazioni, emozioni dopo aver visto questo filmato. Beh, è un filmato bellissimo, è veramente una cosa, direi, d'arte, perché è un filmato nuovo anche da un punto di vista tecnologico. L'ultima tappa che abbiamo visto è il primo tentativo di decollo di Coppi. Coppi viene ripreso a 6-7 chilometri da Firenze, poi c'è un giorno di riposo. Il giorno dopo riprova ed entra nella storia. Bisogna sapere che Coppi prima di questo momento non aveva ancora vinto tra i professionisti. L'anno prima aveva vinto 7-8 gare tra gli indipendenti, che era una categoria a cavallo tra dilettanti e professionisti. Grazie Gregori. Allora Marina, il tuo papà ha 20 anni, prima solo fotografia, adesso l'abbiamo visto in movimento. Bellissime. E poi quello che mi ha fatto più impressione è vedere la differenza da quello che è il Giro d'Italia di oggi e che cos'era allora. Sembrava quasi una cosa fatta in famiglia, insomma, molto più semplice. Ecco, in questo documentario dell'Agfa, stranamente, e non sappiamo spiegare il motivo, mancava e manca la tappa più celebre, la Firenze-Modena, e quindi l'abbiamo ricostruita con delle fotografie originali, con dei titoli dei giornali e con quelle poche immagini dell'Istituto Luce, con Coppi che è da solo su questa bicicletta, ma nelle immagini che vedrete ha già la maglia rosa, quindi non sono propriamente originali di quel giorno. Torniamo però al 29 maggio 1940, il giorno in cui Coppi diventò l'Airone. Cinque le salite: Piastre, Monteoppio, Abetone, Barigazzo, Monfestino. Piove a dirotto, sulle Piastre attaccano i due della Gloria, Generati e Cecchi. Bartali sull'Oppio perde minuti causa un incidente meccanico. Coppi ha il via libera dalla squadra, si lancia all'inseguimento di Cecchi sull'Abetone. Lo raggiunge, lo passa, lo stacca. Il ragazzo di Castellania si invola verso la conquista della maglia rosa. È un'impresa tanto inattesa quanto maestosa. Nasce una stella nel firmamento del ciclismo. Dopo 100 km di fuga, Coppi vince a Modena con quasi 4 minuti di vantaggio su 13 inseguitori. Secondo arriva Bizzi, terzo Bartali. Ci sono anche Couture, Cecchi e Mollo. Perde quasi 11 minuti Vicini. Sei corridori arrivano fuori tempo massimo. Fausto Coppi a 20 anni e mezzo è il nuovo leader del Giro d'Italia. E quella maglia rosa
Il ragazzo di Castellania non l'avrebbe più lasciata. Beppe Conti, possiamo affermare che quel 29 maggio, quella tappa appenninica, manco dolomitica, sia una delle pietre miliari della storia del ciclismo? Ma certamente, certamente, perché è lì che è nato il mito, la leggenda, come scrisse Orio Vergani, la leggenda, il mito di Coppi è nato quel giorno. Il Giro a quel punto era a metà del cammino, non si pensava che fosse finito tutto e che lui portasse all'Arena di Milano questa maglia rosa, perché era la prima volta che il Giro saliva sul Pordoi e poi sul Falzare, con Dolomiti che erano state inserite nel 37 e nel 40, però prima volta del Pordoi, quindi si pensava che potesse ancora accadere di tutto, e invece Coppi giorno per giorno dimostra di essere veramente il nuovo campione apparso sulla scena. Seconda parte, signori. Qui vedremo davvero qualcosa di magnifico, di incredibile. Credo sia stato un segno del destino aver ritrovato queste immagini proprio nell'anno del centenario. Bartali e Coppi sulle Dolomiti, ma non solo. Ripartiamo da Modena. Fausto Coppi era in maglia rosa. Fausto Coppi in posa con Giovanni De Stefanis, maglia rosa per Coppi, maglia bianca per De Stefanis, che guida la classifica dei cosiddetti gruppi, ovvero le squadre non ufficiali. De Stefanis è un cuneese di 25 anni, ex fornaio, poi operaio alla ditta Superga. Qui al Giro fa parte del dopolavoro Bemberg. Con i due leader vediamo da sinistra Generati, Vignoli, Sabatini e Monari. La tappa odierna da Modena a Ferrara misura quasi 200 km. Si sviluppa una fuga a 9 sulla pista di Ferrara. Leoni concede il tris battendo Landi e Torchio. Altra tappa per velocisti, quella successiva, che si conclude all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso. Sul terreno sabbioso delle corse dei cavalli, Olimpio Bizzi resiste alla rimonta di Leoni. È il quarto successo personale per il Morino di Livorno. Il pubblico invade la pista, da notare la folta presenza di uomini in divisa militare. A sinistra Bizzi, a destra Adolfo Leoni, compagni di squadra della Bianchi. Una squadra che vince tante tappe ma che è deficitaria in classifica generale. Vicini infatti, il migliore della Bianchi è a un quarto d'ora da Coppi, come del resto Gino Bartali. Da Treviso si va in Istria, ad Abbazia. All'epoca la penisola istriana era ancora territorio italiano. 215 km, 60 i corridori rimasti in gara. Al passaggio sul Piave, sosta per rendere omaggio ai caduti della Grande Guerra. Coppi e De Stefanis lanciano fiori nel fiume sacro alla patria. È davvero un giro sfortunato per Gino Bartali. Anche oggi vittima di un incidente meccanico. Succi si ferma a dargli manforte. Bartali rientra e ad Abbazia è volata di gruppo. Primo arriva Servadei, secondo Generati, terzo Leoni, quarto Vicini. Rivediamo lo spunto del romagnolo Servadei al suo secondo successo personale dopo la tappa di Napoli. Questo è il traguardo volante di Fiume, posto dopo pochi chilometri della tappa Abbazia-Trieste. Nello Trogi della Ligia a passare per primo a Fiume. Ma i veri scossoni si avranno sulla salita di Monte Maggiore d'Istria, 940 metri d'altitudine. Salita difficile, discesa complicatissima, causa sterrato, ghiaia, sassi taglienti, forature e cadute non si contano. Bartali anche oggi è bersagliato dalla mala sorte. Guardate cosa succede a Leoni: con la sua maglia numero 5 cade impostando una curva a sinistra. In fuga ci sono Vicini e Bizzi e il loro vantaggio aumenta. Coppi è in leggero ritardo,
mentre Bartali all'ennesima foratura è ormai alla deriva. Abbiamo visto passare Bergamaschi, allievo di Learco Guerra, vincitore del Giro 1935, questi è Del Cancia della Viscontea, Giuseppe Magni, poi Succi della Legnano e Mazzarello della Gerbi. E questa è la formidabile azione di Mario Vicini, il campione d'Italia. Con lui c'è Bizzi. La Bianchi vorrebbe ribaltare le sorti del Giro. Coppi è in ritardo, non ha compagni di squadra al fianco, il direttore sportivo Pavesi gli dice di restare calmo. Troverà alleati di lì a poco, Fausto. Eccolo Coppi, all'inseguimento di Vicini e Bizzi. E poco più indietro Couture, Mollo, Benente e De Stefanis. Questo quintetto, i quattro che abbiamo appena visto assieme a Coppi, limiteranno i danni a soli 2 minuti da Vicini, che vincerà la tappa davanti a Bizzi. L'operatore della ACFA, rimasto ad aspettare Bartali, che aveva quasi mezz'ora di ritardo, non è riuscito a riprendere l'arrivo di Trieste. Coppi mantiene la maglia rosa su Mollo, terzo in classifica, lo vediamo, è Giordano Couture, capitano della Lige. Il 3 giugno, giorno di riposo, in casa Legnano si sancisce il patto di Trieste. Coppi e capitano unico, Ronconi e soprattutto Bartali dovranno aiutarlo. Siamo alla Trieste, Pieve di Cadore, 16ª tappa, 202 km. Dal litorale giuliano si va in montagna. Il passo della Mauria è posto a 20 km dal traguardo e sarà il punto decisivo. L'anno precedente era stato teatro di un bellissimo duello tra Bartali e Valetti. Andatura iniziale piuttosto tranquilla, tanto che il gruppo è seguito da decine di cicloamatori. La strada dopo Udine comincia a salire, ma per il momento tutto è tranquillo, sono 56 gli atleti in gara. È una giornata di sole, c'è tempo per sorridere, per scherzare, la media è sui 30 orari. Qui siamo sul ponte, sul fiume Tagliamento, vicino ad Osoppo. Il rifornimento sarà a Tolmezzo. La corsa si infiamma sulle rampe che portano alla Mauria. Coppi perde contatto ed è costretto ad inseguire. Qui è con Del Cancia. Pare che la crisi di Coppi sia derivata da un'indigestione causa un pollo freddo mangiato al rifornimento. Davanti se ne vanno in due, Marabelli e Vicini. Marabelli fora e Mario Vicini resta da solo. Eccolo, il campione d'Italia. Tutto solo in cima alla Mauria. Con 2 minuti di ritardo passano Bizzi, Mollo, De Stefanis e Couture. Questi è Coppi, che sembra essersi ripreso dalla Fringal, con lui ci sono Leoni e Bergamaschi. Bartali sulla Mauria ha aiutato Coppi a superare la crisi. Mario Vicini completa la sua splendida cavalcata a Pieve di Cadore, distanziando di 3 minuti il gruppetto con Bizzi, Mollo, Leoni, Crippa, Couture e Coppi. Bartali perde altri 6 minuti. Vicini passa in quarta posizione in classifica generale, ma restano 10 i minuti da recuperare per lui. Pieve di Cadore, Ortisei, tappa breve, 110 km, ma con 2 salite inedite, 2 passi che da quel giorno entreranno nella storia del ciclismo, il Pordoi e il Sella. Fino a Cortina d'Ampezzo succede poco o nulla, succede e tanto invece in Francia,
dove le truppe tedesche attaccano le linee francesi sulla Somme e sull'Aisne. Ormai la guerra sta assumendo proporzioni drammatiche e tra pochi giorni anche i nostri soldati saranno coinvolti. Dopo 30 chilometri di gara si passa dalla bellissima Cortina d'Ampezzo, dove secondo Magni si aggiudica il premio dell'ente del turismo ampezzano. Il primo a scattare subito dopo Cortina è Olimpio Bizzi, seguito da Diegelmann. L'andatura si infiamma sul Falzarego, Volpi e Vicini sono sugli scudi, molto attivo anche Mollo, c'è Cecchi, c'è De Stefanis, c'è anche Couture, ma guardate, a metà salita si alza sui pedali Fausto Coppi, la maglia rosa, alla sua ruota si porta subito Gino Bartali. Fausto e Gino, assieme, da compagni di squadra sulle Dolomiti. Il vantaggio di Coppi e Bartali sul Falzarego è di un minuto su Ezio Cecchi. Al traguardo mancano 63 chilometri. Scesa dal Falzarego recupera Cecchi, lo scopino di Monsummano. Con grande orgoglio per un po' riesce a restare con i due formidabili atleti della Legnano, ma dovrà mollare di lì a poco. Nel secondo gruppo inseguitore, con Valetti, ci sono Del Cancia, Rogora, Marabelli e Vignale. Tra il Pordoi e il Sella, questo gruppo di inseguitori si allarga. Ci sono anche Canavesi, Diegelmann, Benente, Generati, De Stefanis e De Benedetti. Commovente l'impegno di Ezio Cecchi, ma nulla può contro lo strapotere di Gino Bartali, che scandisce il ritmo in salita, e Fausto Coppi. Falzarego, Pordoi, Passo Sella, tre cime dolomitiche, una dietro l'altra. Mai nella storia del Giro gli organizzatori avevano proposto tre asperità di questo genere. Quando le pendenze sono più dure è Bartali ad alzarsi sui pedali e a scandire il ritmo, quando la strada spiana leggermente è Fausto Coppi a passare davanti al proprio capitano. Sul passo Sella il vantaggio di Bartali e Coppi sfiora i 3 minuti. Molto bravo Enrico Mollo, lo scalatore piemontese non va alla deriva, dietro di lui c'è Canavesi, poi Diegelmann, ha pagato dazio invece Ezio Cecchi, andato in crisi proprio sul Sella dopo aver cercato di tenere il ritmo dei due scatenati fuggitivi sul Falzarego e sul Pordoi. Ecco Bartali con Coppi sul passo Sella e questo è l'arrivo ad Ortisei. 110 chilometri di montagna portati a termine in 3 ore, 50 minuti e 30 secondi. Enrico Mollo perde 2:13. Poi arrivano Couture, Canavesi e Diegelmann. In classifica generale Mollo è a 3 minuti e 12, Couture a 12:28. Per Vicini invece una brutta giornata, adesso è a 17 minuti di ritardo. Altra tappa di montagna da Ortisei a Trento, 186
chilometri, passo delle Palade dopo 77 chilometri e passo della Mendola. Nulla di paragonabile alla tappa precedente. Il vantaggio di Coppi in classifica è rassicurante, l'importante per lui è non essere coinvolto in cadute. Bartali gli resta accanto, gli fa da chioccia e mantiene la parola data. Marabelli in volata cade e a Trento è ancora Glauco Servadei di mezza lunghezza su Leoni, terzo è Mar. Tappa numero 19, penultima fatica del Giro d'Italia 1940, da Trento a Verona, 149 chilometri, Gran Premio della Montagna di giornata, il Pian delle Fugazze, posto a 100 chilometri dal traguardo. Coppi deve solo mantenersi in gruppo, l'importante è che non gli accadano incidenti, ormai tutta la squadra è per lui e bisogna portare a casa il risultato. Questo è il passaggio da Rovereto, di lì verso il Pian delle Fugazze la strada salirà lentamente ma inesorabilmente per una ventina di chilometri. Il gruppo si assottiglia, ma tutti i migliori restano assieme. L'obiettivo di Gino Bartali è quello di conquistare la speciale classifica dei Gran Premi della Montagna. Ne ha parlato con Coppi al mattino prima della partenza e riuscirà nell'obiettivo. Ecco Gino Bartali, tutto solo, sul Pian delle Fugazze, 1150 metri d'altezza, poi passerà Mollo, quindi Cecchi vicini ed ecco Coppi che transita in quinta posizione. La classifica finale dei Gran Premi della Montagna vede Bartali davanti a Coppi, Mollo e vicini. In discesa problemi proprio per il campione d'Italia, Mauro Vicini, il Cesenate, che comunque riuscirà a recuperare con l'aiuto di Adolfo Leoni. Questo signore sperimenta un nuovo mezzo di locomozione e Gino Bartali fa il vuoto sulla salita delle Torricelle a Verona e va a conquistare la penultima tappa del Giro davanti a Degelmann, Couture e Vicini. Giugno 1940, il giorno dell'apoteosi per Fausto Coppi. Partenza da Verona, arrivo a Milano, si passa sotto il bellissimo ponte ferroviario di Desenzano sul Garda, che 4 anni più tardi sarebbe stato completamente raso al suolo dai bombardamenti americani e anche tedeschi. Qui è Coppi che festeggia prima di arrivare all'Arena di Milano, migliaia di persone sulla strada e anche sugli spalti dell'arena per celebrare questo giovane fenomeno piemontese che a 20 anni e mezzo sta per conquistare definitivamente la maglia rosa. Per lui però un brivido, un guasto meccanico a poche centinaia di metri dal traguardo, tant'è che sarà costretto a rallentare, a sistemare la catena e a rientrare con qualche secondo di ritardo. Ecco il gruppo che entra in volata. Adolfo Leoni batterà Gino Bartali. Non c'è Coppi in questo gruppetto che, come vi abbiamo detto, era rimasto in ritardo, ma arriverà e non avrà problemi in classifica. Primo Leoni, secondo Bartali, terzo Servadei. È il momento della celebrazione per Fausto Coppi. Tutta la sua famiglia all'arena, la mamma e il giovane fratello Serse, e qui l'abbraccio con Pavesi, che l'aveva voluto alla Legnano e che però 5 anni più tardi commetterà l'errore più grosso della carriera, lasciando andare Coppi dalla Legnano verso la Bianchi.
È stata una grande emozione anche poter commentare queste immagini. Voglio ringraziare Giampiero Petrucci, amico soprattutto e collega studioso, col quale abbiamo cercato di ricostruire, di riconoscere i vari personaggi che si sono visti in questo filmato. Le sensazioni di Luciana Rota, figlia d'arte, cosa hai provato nel vedere questo documentario? Innanzitutto è emozionante, quindi c'è poco, bisognerebbe anche ridurre al massimo le parole perché sono le immagini che parlano. Poi molto bello, al di là del racconto dell'impresa, giustamente commentata come se fosse il giro di oggi, molto bello l'occhio di queste camere, che penso siano state due, e che raccontano un Giro d'Italia dal punto di vista del marketing, come se fosse il colore del Giro d'Italia dei nostri tempi. Credo che sia straordinario, e poi dopo tanti anni passati con foto in bianco e nero, vedere il nostro mito e i nostri corridori di cui tanto leggiamo e raccontiamo a colori fa veramente effetto. Sembra proprio che possa essere il giro del prossimo mese di maggio. Governi, 9 giugno finisce il giro, il 10 però la guerra anche per l'Italia è la guerra alla Francia e all'Inghilterra. E da allora per 6 anni non ci sarà più il Giro d'Italia. E Fausto Coppi perderà 6 anni della sua giovinezza, Gino Bartali 6 anni della sua maturità, e quando ritorneranno più forti di prima, tutti e due. Però Coppi subirà la prima ingiustizia della sua vita. È l'unico campione sportivo che viene mandato a fare il militare, tutti ci andavano, che viene mandato al fronte a combattere sulla linea del Maretta in Tunisia. Per nostra fortuna, la linea, per fortuna di Fausto e quindi di noi, l'Italia viene sconfitta, la linea del Maretta viene sbaragliata in un mese e lui viene fatto prigioniero. Si farà 2 anni di prigionia, contrarrà la malaria e quindi il ciclismo, la bicicletta, diventerà un sogno irraggiungibile. Aveva tentato, anche su consiglio di Cavanna, Coppi di evitare il servizio militare, e Cavanna gli aveva detto: tu dovresti, siccome era già passato più di un anno dalla conquista del Giro d'Italia, dovresti fare qualcosa di eccezionale, ma perché non provi il record dell'ora, gli consigliò Cavanna. Fausto inizialmente non era convinto, era sì un ottimo cronoman, ma non aveva provato a testarsi su una distanza così impegnativa. Ebbene, convinsero Fausto nell'estate del 1942, fine estate, e lui decise di tentare questo record. La guerra però era entrata nel pieno, c'erano stati dei bombardamenti anche in Italia. Siamo all'inizio di novembre del 42, il giorno fissato per il tentativo del record è il 7, al Vigorelli, la pista magica. Coppi arriva in bicicletta da Novi Ligure, arriva al Vigorelli e con un abbigliamento assolutamente normale e una bici da pista e nulla più, tenta di battere il record di Archambault. Abbiamo fatto una sorta di ricostruzione con la nostra regista Daniela Vismara, con Jacek Berruti che ha fatto la controfigura a Coppi. Le maglie erano quelle originali del tempo, la bici idem. Vediamo il Coppi mai visto al Vigorelli nel 42. Fu una lotta terribile contro il tempo. Ero disperatamente solo, con i miei muscoli e il mio cuore, inchiodato sulla mia bicicletta. Quel che soffrii in quei 60 minuti non si può descrivere. Udivo il fruscio delle ruote, una specie di musica che accompagnava il mio dramma. Gli occhi fissi sulla ruota anteriore, le mani che serravano il manubrio, una stretta terribile.
Dopo i primi 20 minuti, durante i quali i miei tempi si mantennero leggermente superiori a quelli del francese, sentii la pedalata appesantirsi e perdere regolarità. Reagivo a strappi, con quelle sgroppate furiose che portano momentaneamente in vantaggio e si risolvono poi in un rallentamento per ripigliar fiato e forze. E proprio in quell'istante faceva la comparsa un ventaccio gelido, che non era in preventivo. Allo scoccare del 30° minuto mi fu segnalato che ero in ritardo di una 60ina di metri sulla distanza di Archambault. La campana ad ogni giro mi condannava, segnando ritardi sempre più netti sulla tabella di marcia. Credo che nessuno dei presenti fosse disposto a giocare un soldo bucato sopra di me. E mancavano ancora 10 giri alla fine. Proprio allora, in modo inspiegabile, ebbi un ritorno di forza e marciai ad andatura da sprint, tanto da avvantaggiarmi di 31 metri sul record di Archambault, e mi sentivo di continuare per un'altra ora e più alla caccia di primati. E questa è la nostra ricostruzione del record dell'ora del Vigorelli. Andiamo a zoomare perché con grande gioia vi presentiamo e ringraziamo il Museo del Ghisallo nella persona del suo presidente Molteni. Questa è la bici con cui Fausto Coppi batté quel record. Prego Molteni. Sì, questa è la bici originale. Di questa bici non è stato toccato niente. Si vedono i tubolari che ormai sono sfilacciati, la ruota davanti addirittura non ha più la protezione e si vedono tutti i fili in seta di questi tubolari. Questa bici è al museo e dobbiamo ringraziare il dottor Gnec che ha prestato al museo questa bici e altre 4 bici molto importanti. È una bici che monta un 52-15 come rapporto ed è una bici, a mio modo di vedere, che per quegli anni era stato veramente un gioiellino come costruzione. Quindi, se ho ben capito, voi ce l'avete in esposizione, ma la proprietà è privata? Sì, la proprietà è privata, la proprietà è dell'ingegnere che è un discendente della famiglia Bozzi, proprietario della Legnano. Sono, torno a dire, 5 biciclette importantissime che sono presso il museo, saranno presso di noi finché il museo sarà aperto. E pubblicamente vorrei ringraziare il dottor Gnec per aver messo a disposizione di tutti gli appassionati di ciclismo questi cimeli. E noi ringraziamo voi per avercela fatta vedere e portata qui in studio in Corso Sempione a Milano. Claudio Gregori, Coppi vinse il Giro d'Italia che era un fante, se non vado errato. Quello che va sottolineato è proprio questo, ha vinto il Giro da fante in licenza. Quindi anche la preparazione al Giro non poteva essere stata proprio ideale. E ha fatto il record dell'ora sempre in licenza, era diventato caporal maggiore, ma queste due prestazioni sono state fatte da un ragazzo in servizio militare. Poi va, come ha detto Governi, in Africa, caro Porreca. Rimane là più di un anno, contrae la malaria e sarà questa una delle ragioni per cui quando gli ritoccò a fine 59 questa malaria, purtroppo per Fausto sarebbe stata fatale. E poi Fausto torna a bordo di una nave a Napoli. Porreca. Torna con la motonave Orano a Napoli e lo ritroviamo ad Ercole, una frazione di Caserta, dove diventa attendente, prigioniero cooperante, come si diceva, del tenente Towell della Royal Air Force. E lì nasce questa storia, che è una storia estremamente importante di ritorno per Fausto Coppi, dove c'è l'intercessione popolare della comunità partenopea dei ciclisti, dei cicloamatori, che rispondono alla richiesta d'aiuto di Coppi. Una richiesta d'aiuto che viene inoltrata da Busani, un calciatore che aveva giocato nell'Alessandria, che viene inoltrata dalle colonne della Voce, un quotidiano napoletano diretto da Gino Palumbo. E Gino Palumbo dice: cerchiamo una bicicletta per Coppi. E la bicicletta per Coppi arriva. Ne arrivano tre, Coppi sceglierà quella giusta,
anche se era un alignano, di Giuseppe d'Avino, un falegname napoletano di somma vesuviana, del quale lui diventerà amico, in un andirivieni fra Ercole, vicino Caserta, somma vesuviana, che rappresenterà il suo allenamento quotidiano, due volte al giorno, andata e ritorno, e sarà un modo per riprendere contatto con la vita, con l'attività, con i muscoli, con le sue gambe, in quell'Ercole che lo ha eletto a suo figlio adottivo. E un bel giorno si presenta alla Reggia di Caserta un signore che si chiama Nulli, è un costruttore di biciclette, anche una squadra a Roma. Va da Coppi e gli dice: ma perché non vieni a Roma a correre, vero Governi? Si chiama Piero Nulli, però devo dire l'intermediario è Chiappini, un corridore che aveva corso anche con Fausto, aveva fatto anche il professionista, e gli fa conoscere questo Nulli. Questo si dice che forse la bicicletta che gli ha portato era una Legnano che lui aveva riverniciato e ci aveva scritto Nulli, no? Ci aveva messo il suo marchio, e incomincia a correre. E però lui si deve accasare, perché non può accasarsi con una società professionistica, e si accasa con la Polisportiva Lazio, la famosa Polisportiva Lazio. E lì devo dire che la Polisportiva Lazio, che è la più antica polisportiva d'Italia, ha avuto il grande onore di avere una tessera con la fotografia di Fausto Coppi e con la firma Fausto Coppi. E qui vorrei ricoinvolgere Marina, perché Fausto, d'accordo, ricomincia ad andare in bicicletta, ma è ancora molto debilitato dopo il periodo di prigionia, decide di fare questo ritorno in bicicletta a casa. Quindi da Caserta in bici si avvia verso il Piemonte, chiede anche qualche passaggio, sale su un camion, il camion ha un incidente, insomma un'odissea per rientrare a casa, ma prima di arrivare a Castellania passa da casa di Bruna, che la vuole rivedere, la vuole abbracciare, la vuole baciare e soprattutto vuole dirle che è ancora lì, che sta bene e che non vede l'ora di tornare a vivere con lei. È stato un rientro un po' fatto a tappe, attraverso un'Italia che in quegli anni penso fosse tutta veramente molto tribolata, però insomma la bicicletta in quegli anni era un mezzo di locomozione d'eccellenza per tutti, e quindi c'è questo rientro verso casa, passando per Genova, dove viveva mia mamma con i suoi, e poi finalmente a Castellania. Passiamo al dopoguerra. Io ho chiuso il filmato sul Giro 1940 dicendo che Pavesi avrebbe fatto forse il più grande errore della sua vita, lasciare Coppi per tenersi Bartali. Inizialmente fu proprio così, perché Coppi andò a vincere la Sanremo, però Bartali si sarebbe rifatto al Giro del 46. Con Beppe Conti andiamo a vedere le immagini di una corsa che ha fatto da spartiacque nella carriera di entrambi, perché è stata la prima gara di Coppi con la maglia bianchi e Bartali che per protesta tirò i freni in quella Sanremo. Prego. La Sanremo del 1946, qualcosa veramente di storico, di leggendario, con Fausto Coppi che in pratica va in fuga a Binasco, appena partiti con un gruppo di velocisti che cercavano soltanto i traguardo volanti. Vediamo le immagini della punzonatura che si svolgeva nel cortile della Gazzetta dello Sport in via Galilei. Venivano messi i piombi e le punzonate le biciclette, per questo si è sempre chiamata punzonatura. Era la corsa veramente della rinascita su un'Italia delle macerie appena finita la guerra, e Fausto Coppi fra i protagonisti con la maglia bianchi e l'avvio di questa leggenda. Coppi con la bianchi va in fuga subito a Binasco con i velocisti che cercavano soltanto i traguardi volanti. A Binasco chi passava prima intascava 3.000 lire, nel 46 erano quattrini. Coppi insiste sul Turchino, gli resiste soltanto il francese Tessier. Guardate i due, queste immagini storiche di Coppi e il francese Tessier sul Turchino, ma anche lui deve arrendersi
e Coppi inizia una fuga di 145 chilometri. Arriverà a Sanremo con 14 minuti di vantaggio. Questo l'arrivo in corso Cavallotti a Sanremo. Coppi arriva con 14 minuti di vantaggio e il radiocronista è Niccolò Carosio che se ne viene fuori con questa frase d'epoca, perché non sa più cosa dire alla radio dopo l'arrivo di Coppi, e dice: e adesso in attesa del secondo trasmetteremo un po' di musica da ballo, perché era lunga l'attesa di Tessier che aveva 14 minuti di ritardo. E con la voce di Giancarlo riviviamo il giro del 47, il primo di Fausto Coppi. Alle Dolomiti Bartali ha ancora 2 minuti e 41 secondi di vantaggio su Coppi. Quando la strada comincia a salire, Fausto si stacca dal gruppo con la sua andatura potente e regolare, mentre Bartali arranca sui pedali senza cedere di un metro. Ma sulla vetta del Falzarego, Fausto transita solo in mezzo a due ali di folla. Il vantaggio accumulato è ancora insufficiente per vincere il giro. A Trento, dopo una cavalcata solitaria di più di 100 chilometri, arriva nel tripudio della folla. Quando arriva Bartali in un gruppetto con il quale ha tentato un inseguimento disperato, sono trascorsi 4 minuti e mezzo. Fausto ha vinto il suo secondo Giro d'Italia. Bartali è annientato, ma va a congratularsi con Fausto. «Sei stato bravo», gli dice Gino, «ma ricordati che non è finita qui, mi avrai sempre alle costole». E la sfida continua. Io vorrei passare adesso a quella che è considerata l'impresa ciclistica più alta della storia, la Cuneo Pinerolo, il giro del 49. Il giro del 48 era stato un giro pieno di polemiche, vinto da Magni, le spinte sul Falzarego e sul Pordoi, insomma un giro che anche Coppi volle dimenticare in fretta. Nel 49 invece Coppi mise tutti a tacere con questa impresa. Non tutti ricordano che alla partenza da Cuneo in maglia rosa non era Fausto Coppi, ma era proprio quell'Adolfo Leoni che abbiamo visto pimpantissimo già al giro del 40. Riviviamo la Cuneo Pinerolo. Non rivedremo più che due corridori fino all'arrivo, il Fuggiasco e l'inseguitore, i due massimi eroi. Si a denti stretti il regno. Gli altri rimasero di dietro, sempre più indietro, separati da valloni e precipizi. Tutto era concentrato là, nel contrasto tra i due solitari, e l'ansia teneva i cuori. La vittoria si pose al fianco di Coppi fin dal primo istante del duello. Il suo passo su quelle salite maledette aveva una potenza irresistibile. Chi lo avrebbe fermato? Bartali tiene duro, ma in mezzo a loro i minuti adagio si accumulano. Sono 6:46 al Monginevro, 7:17 a Cesana, quasi 8 al Sestriere, saranno 12 allo stadio di Pinerolo. Oggi per la prima volta Bartali ha capito di essere arrivato al tramonto. La voce era di Governi, ma hai letto... Di Dino Buzzati. Dino Buzzati, esatto. E poi Dino Buzzati paragona Bartali e Coppi ad Achille ed Ettore. Ettore lo sconfitto, che è Bartali, e cosa? Achille invece il trionfatore. E infatti erano proprio così, erano come se fossero stati due eroi omerici, no? E quindi grandi... perché c'erano gli dèi favorevoli e gli dèi ostili, e quindi gli dèi loro però diventavano grandi nel trionfi e grandi anche nelle cadute. E credo che quel giorno sulle montagne, prima francesi e poi italiane, Bartali abbia capito che ormai Fausto era diventato più bravo anche in montagna. Si è materializzata in studio la bicicletta di quel giorno, la bici della Cuneo Pinerolo, ma ne parleremo tra un attimo con il suo proprietario. Adesso andrei con Roberto Carulli a casa Seghezzi. Chi è Seghezzi? L'ultimo dei sopravvissuti di quella Cuneo Pinerolo. È la foto quando Fausto alza il culo, scusa il termine, e se ne va. E non lo vediamo più. Leoni, maglia rosa e Bartali. E sul Col della Maddalena, ecco, dov'è. Perché io ci ho detto, Fausto, e la Liga strempiava, capisci, di... Ci ho detto, c'è ancora 150 chilometri, con tutti quei passi, no?
Sai, ma lui quando va via, non so, c'era nel sangue, c'era... Non era la prima volta che Fausto faceva questi esploit, perché ne ha fatti. Io quando poi lo vedo ho detto sei stato matto, Dio buono. No, ma non potevi aspettare sulle altre salite, ci facevi soffrire di meno. E questo era Seghezzi, che quel giorno arrivò quindicesimo. Torniamo sulla bicicletta. Il proprietario di questo Cimelio straordinario è Trevisan. Eccolo qua, buonasera. Buonasera. Ci racconti come è riuscito ad avere questa perla magnifica. Questa bicicletta è la terza di Fausto, è l'ultima arrivata. Un giorno mi telefona il signor Stanga, mi dice: Gianfranco, io ho una bicicletta che mi sembra che sia di Coppi, però non sono convinto, e abbiamo parlato per telefono. E dico, dammi i numeri, mandami le fotografie. Mi ha mandato le fotografie, mi ha dato il numero del telaio. Io ho fatto due telefonate. Guarda un po'. Sì. E so io dove andare a telefonare, e mi hanno detto: questa è quella del 49 di Fausto Coppi, della Cugno Pinarolo. E niente, abbiamo parlato un po', dopo la bicicletta è venuta a casa mia. Senta, lei non ha solo questa, neanche altre, due le ha portate in studio. Sì, sono tre biciclette di Fausto, poi ne ho 65 biciclette di Campioni, e due di Gimondi, mi manca una sola, quella di Merz. Quando, sino a 20 anni fa, si vedevano, vabbè d'accordo, qui si sta parlando di Coppi, ma le bici, no, di una volta... Le trovavi accatastate dai meccanici in qualche deposito. Grazie a lei, Broce, e grazie a quello che sta succedendo con queste rievocazioni, anche il mercato delle bici d'epoca è ricominciato a fiorire. Sì, io sono assolutamente orgoglioso di tutta sta gente che ormai fa parte di un mondo, no? Di un popolo che abbiamo ricreato attorno alla grande passione per il ciclismo com'era, probabilmente per il ciclismo che continuiamo a sognare. Io sono qua entusiasta di ciò che ho visto, delle immagini della prima volta e poi mi mandasti uno spezzone da 45 secondi. Per me oggi è una giornata fantastica, non so come dire, aspetto di rivederle al cinema quel tipo di immagini. E vorrei credere, probabilmente sarà anche così, che tutto questo, compreso quelle pizze in quei mercatini, si sia salvato grazie al fatto che questo mondo è tornato fuori intorno ad un'idea pazza, che è stata questa dell'eroica che salvaguardava sia questo ciclismo degli eroi, dei giganti della strada, che le ultime strade bianche. Ecco, io credo che questo sia a onore e gloria permanente. Quando ho visto Jacek Berruti, no? che figlio di Luciano, cioè la più grande immagine di icona dell'eroica, per me insomma sono emozioni grandi. Ecco, per me questa trasmissione è un premio alla carriera. Grazie comunque Auro, grazie a Gianfranco e a tutti gli eroici che stanno qua dietro e stanno in tribuna. E c'è anche dietro di te il dottor Pietra, che il discendente della famiglia dei freni Universal. Al giro del 40 abbiamo visto la squadra Azzini Freni Universal, ed era casa sua questa ditta. Tra l'altro dovremmo rivedere un po' le foto d'archivio, perché io ho sempre pensato che quella fotografia che ho visto rappresentata sul monitor fosse del Giro d'Italia del 46. Invece la stessa immagine io ce l'ho in fotografia. Ed è del 40. Esattamente, ed è del 40, quindi dovremo rivedere un attimino quello che è il nostro archivio. Grazie a voi comunque. Bene, adesso con Beppe Conti abbiamo parlato del Giro 49, quello di Fausto, perché Coppi è stato il primo atleta della storia a centrare la doppietta Giro-Tour. Quindi abbiamo le immagini del Tour e ce le commenta Beppe. È un'altra impresa veramente storica, a Parigi è un trionfo, aveva 37 minuti di ritardo in classifica, vince quel Tour con 25 minuti su Marinelli. Bartali comunque è secondo, ma Coppi è il primo uomo al mondo che nella stessa estate vince prima il Giro poi il Tour, un'impresa che addirittura i medici, gli scienziati dell'epoca pensavano che non fosse possibile. Binda riesce a farli andare d'accordo.
Ma sì, è un capolavoro di diplomazia di Alfredo Binda, è un grande prova di rispetto fra Coppi e Bartali. I due sono stati dipinti come avversari, come nemici, erano rivali, ma si amavano, si rispettavano. E la loro è una storia di grande e profondo rispetto. E quando Coppi morì, Bartali fu il primo ad arrivare a casa, Bartali fu il primo a confortare la mamma Angiolina, Bartali disse: oggi muore una parte di me. I due erano fatti per vivere insieme, uno ingigantiva l'altro. E Coppi era nato per vincere, Bartali era nato per non perdere. È una sintesi perfetta questa. Sentiamo cosa disse Bartali a Nino De Luca 30 anni fa. Hai vinto più tu o Coppi? Più io. Sì, lui più io. Oggi, dopo l'anno Gebitossi, cioè... Va bene, ma chi è stato più grande, Bartali o Coppi? Onestamente. Beh, io non potrei dirlo. Io non ho mai sofferto la, come si dice... La rivalità. La rivalità. Lui la soffriva di più perché io magari ero più completo in volata, mi sapevo distruggere meglio di lui. Per esempio, noi avevamo un difetto ciascuno, io andavo bene in salita, forse più forte di lui. Lui andava più forte di me in pianura, in discesa si andava su per giù uguale, però io in volata era più facile che lo battessi. Sempre lui vinceva. Sì, eh. Sì. In salita io. In volata ce la giocavamo, cronometro sempre lui, eh? Anche questa è una sintesi mirabile. Giro 1950, il 50 fu un'annata particolare per Fausto, vinse la classica delle pietre, la Parigi-Roubaix, sembrava tutto facile anche al Giro d'Italia, ma a Primolano, in una tappa che poi sarebbe finita in montagna, ebbene, ebbe un bruttissimo incidente. Vediamo la ricostruzione di quanto accaduto a Coppi a Primolano. Incento a partire da Vicenza per la nona tappa, quella delle Dolomiti, la classica di Coppi. Sarà invece la sua tappa drammatica. Intanto è scappato De Santi, una fuga pazza, senza sostegno tattico, col solo programma di correre. Il plotone lascia che aumenti il distacco. Passato Primolano. Questi sono gli uomini della Bianchi, tra loro non c'è più Coppi. Tragella, il direttore sportivo della casa, l'ha raccolto per terra, aggrovigliato alla bicicletta, diceva: mamma mia, che male. E lui, eccolo, ospedale di Trento. Gli hanno detto che guarirà in 2 mesi. Qualche ora fa ha pianto su strada, lui, Fausto Coppi. A Bolzano l'avrebbe raccolto fiori e abbracci. I fiori, eccoli, glieli manda Gino. Ma quante gliene sono capitate a quest'uomo in 20 anni? Incidenti, fratture, anche il discorso personale con l'adulterio. Viberti, che vita è stata quella di Coppi, pazzesca. È come quella degli eroi. Primo termine, no? Che mi viene in mente. Come quella degli eroi. Gli eroi che se ne vanno rapiti in cielo per tempo, proprio per essere immortali. Coppi ha subito 12 incidenti seri. Per 12 volte è risalito, ma sino alla fine la sua vita, al di là delle imprese memorabili per come ha vinto, non solo per quanto ha vinto, è stata fondamentale perché è stata intervallata da delle battute d'arresto clamorose. Quella di Primolano che abbiamo visto era 4 fratture al bacino. In una stagione che probabilmente lo avrebbe visto bissare il successo del 49. Da lì fino alla seconda parte che vedremo, abbiamo un corridore che imbocca la parabola discendente, ma non ha la minima intenzione di ammainare bandiera. Tutto diventa sempre più difficile, anche gli infortuni sono sempre più difficili da recuperare in qualche modo, ma sino all'età di 40 anni Fausto veste la maglietta e i pantaloncini. Eh sì, ne ha dovute superare tantissime. Uno dei colpi più duri fu nel 1951 al Giro del Piemonte, sino a pochi chilometri dal traguardo
aveva pedalato, stava pedalando assieme all'amato fratello Serse. Ebbene, Serse cade, picchia la testa vicino a una rotaia a Torino, ma si rialza, finisce comunque quella tappa, rientra in albergo, si sente male e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. Emorragia cerebrale e in poche ore Serse se ne va. Vediamo quel giro del Piemonte nella ricostruzione storica. Coppi, che inseguiva vigorosamente Comagni, si è rimesso da poco in sella dopo una foratura. Fra poco riprenderà i compagni di squadra che lo attendono. Lo attende soprattutto Serse, il fratello che pone nella sua opera di gregario la dedizione di uno smisurato affetto. Magino è ormai irraggiungibile. Il terzetto perduto a Roma è raggiunto da Vincenzo Rossello e Fornara è divenuto quartetto. E sulla pista del velodromo Bartali, con spunto irresistibile, è primo davanti a Fornara, Rossello e Astrua. Era da 12 anni che Gino non vinceva il Giro del Piemonte. Più che giusto che gli ammiratori lo portino in trionfo. Ma anche la gioia di Gino sarà presto velata di mestizia. Una caduta in città che non gli aveva impedito di giungere al traguardo ha ucciso Serse Coppi per sopravvenuta emorragia cerebrale. Per Fausto uno schianto. Forse non correrà più. Di fronte alla salma del fratello sembra la statua del dolore. Unanime il cordoglio degli sportivi. Tutti volevano bene a Serse il buono. Attorno alla bara la sorella in lacrime e Fausto che rievoca. Una grande giornata in terra di Francia, 2 anni fa. Serse vittorioso nella classica Parigi-Roubaix.